Minetti offerta 10 milioni. Guarda, guarda, se mi dai 25, massimo 17 ti posso tenere, perché la prima Minetti se me ne imparella sarebbe un po' inutile, c'è già Rovella come vice. Però, sì, vabbè. Però come dicevo, cioè, avrei già dei giocatori, non ho anche la Champions, quindi devo avere, ho solo due competizioni. Ah, la squadra 2 è la squadra che è titolare. Cioè, per difita Juve si fa togliere dalla squadra 2. Un quarto ne va. Per quanti milioni? Ah, sì, 23 milioni, perfetto. E ce ne entrano quanto? 20? Vediamo quanto ce ne entrano. Non ce ne entrano 20 milioni, la TV interrotta per... Oh, mettete la TV interrotto, ok, va bene, sì, va bene. Ora, avremo i soldini per puntare al nostro... Sì, per quella forse possiamo farcela. Proviamoci. Che lui vale... Ne chiederebbero sui... Oddio, 83. Vediamo se possiamo prezzargli qualcuno che non vogliamo noi. Tipo, magari un... centrocampista che non c'è più. Rabiot, Locatelli, Rovella, Miretti, McKennie 24, 19, 21. McKennie posso dare. Offerta di cartellino. Il mio massimo è 70 milioni. Perché poi mi servono i soldi per fare anche il contrattino. Mi addirittura, boom, subito. Non gli piace. Ok. Ok. Così qui già simuliamo. E simula veloce. 3, 2, 1. Dai. Pareggi col girone. Meno male che il Real le batte tutte. Almeno noi siamo a 2 punti, siamo dietro al Real. Il Mallorca a 6 punti. Avanziamo. Oh, Sandro 8 e 2 dalla Fiorentina. Delega 10 e 9. E... c'è anche il Napoli. Delega 10 e 9. 8 e 2 pure tu però, come minimo. Scusami, Rovella ci offre l'Inter 38 milioni. No, assolutamente no. Cioè, mi fai quello che faccio io a te. O se ti rubo di forze a te. Allora, Sandro, ok. Il programma, mamma e basta. Il programma, mamma, com'è petulante. Le credo di un bel 76. La metti in lista, va. E adesso sono 77. Per 24 anni. Forlush 73. Pellegrini 69. Gonzalez 69. C'è anche Fini. Sei tu Fini. Sei tu Fini. Vediamo un po' che ci dà questo siamo. Anche Samantic, vero? Non so che andare all'Inter, ma è stato per Coppa del Padre. Magari visto che noi abbiamo già. Abbiamo già Rabiot, che era meglio un'agenda, magari con Samantic riusciamo a trovare l'accordo. 2-2 in meno. McKinnon se ne va. Vediamo un po' dove va. Weston. Weston la Fiorentina. Grande Weston. L'avevamo contro, quindi sarà avvelenato contro di noi, però ci sono 20 milioni che però noi quando ci rientrano. Ora vediamo. Perché non ti hanno uscito con i debiti? Perché è andato per G7,5. Ok, prima con 98,8 è che si è fissato 118 e 800 mila, più di quanto io abbia. Ora 114 mila. Potrei accettare, però. Dai, è 114,8. 104,8, ti dono 104, Simon Inzaghi. Oh, 104 milioni e 8, cioè l'Inter mi ha fatto a ricco, circa 100 milioni hanno dato. Sì, perché hanno 7, 104 fa 201 milioni. Andiamo a trattare, però ad avere i soldi, penso che sì, che abbiamo un bel po' di soldi. Quanti milioni mi dava? 12 milioni, quindi ok. Ovviamente è cruciale. Ok, 112 mila euro, ci chiede anche meno di prima, mi sembra. Però le presenze, rimuovo il bonus. Il bonus alla firma 8 e 5 come Rabiot, non rompere le scatole. 130 e 1.100.
Cioè non si muove, è impressionante questa impressione. Cioè è una cosa assurda. Che i giocatori o le squadre rimangono fermi sulle loro cifre. Dai, ti do 120. Cioè, ti do un poco meno di quello che mi chiede. Ok, accetta, però non si muovono. Cioè, quello è il range. Tanto arriva il giocatorone, mettiamo l'audio. E con Nico Barella abbiamo bastito un bel blocco centrocampo. Anche due giocatori italiani forti e giovani come Barella e Bastoni fanno molto bene a questa Juve. Terzo sito un po' deluso che cambiasso da 5 è un po' poco. Per me metto anche un 70 dolcemente, perché è un giocatore molto buono, un buon giocatore davvero. Bella con i suoi tatuaggi, King Kong. Il numero 8. Ma è Rovella l'8, no? Gli ha rubato. Guarda che è contentissimo. Bella sì, cioè dai, Nico Bella, 104 che bel giocatore. Ce l'abbiamo fatta ragazzi. B, solo B, ma va a cagare, ma va a cagare, solo B mi dai. Cioè quello ha fissato con una cifra, io anzi ho fatto 104. E ora, Rovellino mio, anzi no, togliamo Moise Kean. Squadra molto. Da stanco è arrivato. Questo è bello, già è arrivato stanco. Ok. Ci siamo detto da sinistro. E un centrocampista. Andiamo nel nostro Barbarossa. Richiamiamo Pellegrini. Richiamo giocatore. Sì. E centrocampo ci richiamiamo. Ma no, centrocampo, sai. Non prendi se bisogno. C'è Beranocchia, ma non. No, non penso. Da sinistro sì, perché Terzini. Mi sono stanca tantissimo, quindi andiamo a mettere lui nella seconda formazione. Pellegrini. Bene, 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 bene. La seconda titolare con è questo Danilo, Bremer, Bastoni, Cambiaso, Celestini in porta, Rabiot, Locatelli, Barella, Kostic, Vlahovic, Chiesa. Andiamo a partita. E vediamo un po' come gioca questo 5-3-2 con Christensen che mi interessava pure come acquisto. Wallace, Luke Davis. Non gioca. C'è Brenner. Ah, no, pensavo. Niente, pensavo un altro giocatore. Pensavo fosse Benassé della faccia. Calcio d'inizio. La squadra gioca con questi qua. Bella già stanco. Bella. Come fa bella essere già stanco? Visualità simula partita. Vediamo un po' cosa fa questa Juve. Guarda con un'altra visuale. Partiti, perde la Juve Com'è? primo possesso. LR. Ma io sono un lag, non è che mi ricordo l'altro. Può avvicinarsi Che mi alla fa porta. vedere l'altro dell'Udinese, se sono Barella. allegri. Attenzione al pallone per Vlahovic. Volavo Bravo il subito. tripleriere. Ecco, con la macchina. Ora, non so perché, ma c'ho dei seri con questa partita. Mi sembrava fosse un po' brutta, perché io è qui gioco tipo oggi un Corre Rinaldi. 5-3-0. Interviene e allontana. Kostic. Ma che bella cosa così. Interessante. L'appoggio su Chiesa. Gioca nei 16 metri. C'è un buon Bruciano attiro ca alla in campo. finita. Attenzione, Locatelli. pericolo. Ancora Chiesa, Ancora Juve Kostic sta libera lì. dilagando. Kostic per con il Chiuso Kostic. Vlahovic, Kostic. tiro che fai. Conclusione che non impegna il Che tiro portiere. che fai, ragazzi. La passata Silvestri. Provano ad avanzare. Dribbling secco. Si possono Udinese, passare in comunque il tiro c'è il vantaggio. gol. 1-0 in Prima azione del apertura. gol Cambia dell'Udinese. subito la storia. Un Eh tiro sì, cosa ha e si mostra il fatto? replay del gol da un'altra Devo ancora. entrare in campo Il io? risultato direi La prima molto bene, partita, la sfida davvero? all'indietro del compagno. Da quella distanza non poteva proprio sbagliare. Era un pallone da buttare in porta, un invito Sembra che si all'oste calma. impossibile da rifiutare. Come si esce? Scendiamo in campo, va. Puttana madre, Kiko Glitch. Sai che qua c'è. Adesso perché. Come sta giocando la Juve? Squadra offensiva. Ma davvero. Metti questa e non rompere scatole, va, maledetto gioco.
che nella fase offensiva si è messo, non si faccia niente. Manuel Locatelli prova a guadagnare metri da Juventus. Palla in area di rigore, super parata del portiere sul colpo di testa. Altro tiro dalla bandierina. C'è gol, alzo nella manica. C'è l'incanto, segna un gol nella carriera tecnico ed assiste a un match con visione tattica. Su pareggio, poi questo primo palo con l'ala. Non so se da chi c'è, quello è Ansu Fati, è micidiale. È il punto debole di questo gioco. Comunque, ora che siamo scesi in campo, questa formazione che provo noi, continuiamo un po' a giocare, va. Continuiamo a essere, facciamo vedere la squadra dei colli subito. Pereira porta in mezzo. Non gioco su Udinese, guarda questo Sarraga. Questa partita noi la perdiamo a prescindere. Cioè, veramente era avvolgente, con il 5-3-2. Giocava offensiva meravigliosa. Tutti in attacco. Barella. Oh, ci vorrebbe così il duomo Udinese. Devo subito dal CPU, secondo subito da noi. È un po' una sofferenza questo gioco, eh. Comincia ora il secondo tempo. Chissà se ci sono. Chissà, chissà. Altro appuntamento esclusivo qui, come sempre, sulle frequenze di EA Sports. Ho visto in azione entrante. Ammetto di essere rimasto sorpreso della qualità del loro gioco. Speriamo possano darcene una dimostrazione anche nella prossima partita. Occhio al tiro! E c'è il pallone in rete! Vantaggio adesso più rassicurante! Io non ci. Ancora una volta, non ci posso. Da dove cavolo è passato quel pallone lì? Perché mi fa fare Milik e Kostic? Brenner. Cioè. Ancora il gol. Ha superato. No, no, fammi vedere il replay, fammi vedere il replay. È questo. Ha tirato. Cioè, neanche se ha messo la porta. Era messo normale. E la palla è passata lì sul primo palo. Poi dire perché? Perché dovremmo noi continuare a. Dobbiamo pagare soldi per questo gioco. Per questo motivo. Cioè questo ha tirato la posizione con pochissimo, pochissimo specchio della porta. Portiere che deve essere sul primo palo, ma che lascia un buchetto. E basta che allungare il braccio così, pum, di botto, no? La palla passa ugualmente. Cioè intorno a 6. Proprio marcatore, palla che poi è entrata. Non ci posso, cioè, è una cosa assurda. Una cosa assurda. Se no, questa qui ce la simuliamo. Perché davvero io non voglio più perdere tempo. Amo giocare questo gioco di calcio. Però mi piace soffrire. Perché voglio io con simulazioni. Ma quando io faccio i tiri sul primo, con buono, forse migliore di quello. E potrei fare normalmente. E poi il mio portiere. Su quel tiro semplice non riesce a fare niente. Cioè, cosa c'è da dire? Vediamo un po'. Allora, gennaio, novembre. Andiamo a 30 dicembre. C'è partito la Roma. Really? Andiamo al primo gennaio. E ragazzi, siamo a dicembre. E devo vedere questa, com'è questa simulazione. Che interessante. Lascio stare il peggio con il Napoli. Vediamo poi i risultati dopo, perché loro sono stati assurdi. 5-0 con la Juve, la differenza di 9, l'ultimo dell'anno. Perdiamo con la Roma, va bene. E allora, calma, calma, calma. Prima di tutto, diamo una cosa importante, il signor che voglio andarsene. Va bene, programma, fate per perdere Rugani. Delega, avanti. Va bene. Non so se con i piani di cosa. Non so se con i piani di cosa. Autorità per Galles. Non mi interessa. Dunque, come è stata l'ultima partita? Che è successo a Vlahovic? Marocco non ci interessa. Nazionale. Mantenendo giunto il massimo. Lugani. Mietti dicevo andassene via. Non so perché.
perché c'è problema con Vlaovic ora, scusate? Qual è il problema? Allora. Ah, pensavo a Matteo Vlaovic. Stavo della squadra. Ma posso fare a meno di chiedere perché ho sostituito con... Perché mi ha sostituito? Ah, con la Roma per 90 minuti. Cioè, una soluzione mi diceva perché mi ha sostituito contro la Roma? Sì, sei titolare. Alla squadra sembra essere tutto tranquillo. Vedo bello cresciuto. Cosa c'è che è cresciuto un po'? Vediamo un poco. La classifica ci vede a... Con 3 sconfitte, ma 14 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Forse un po' troppe sconfitte. 39 gol fatti e soprattutto 21 gol subiti sono tanti. Ma io mi sono 6 vittorie, cioè, ma che cos'è sta cosa? Pure con l'Inter abbiamo vinto. Allora, dov'è? Allora, Bologna 1-0. Empoli 3-0. Lazio 2-1. Sassuolo 2-1. Lecce 3-2. Bergamo 1-0. Torino 3-2, sconfitta col Milan 3-1, ho visto detto al contrario. Vittoria 3-1 con la Verona, 1-0 con la Fiorentina, 3-0 con la Cagliari, 1-0 con l'Inter, 2-3, 3-2 con l'Atalanta, pareggio con Napoli, vittoria con Genoa, vittoria con la Frosinone e sconfitta con la Roma, è stata terribile, ma non sta andando male. Pensavo di perdere inizialmente, neanche la Brosa, come va? Cioè, almeno una squadra forte, con squadre più deboli, ti fa risultato. Cioè, non va a perdere contro il Frosinone e ti fa 5-0. E allora, vediamo un po' chi è cresciuto. Che ha messo più uno. Pellegrini più uno. Danilo. Lugani più uno. Bastoni più uno. Bremer più uno. De Vinto, ok. Uno Gatti. Tutti stanno crescendo bene, ok. Pochi si sì, Gatti è difficile perché voglio giocare di più. De Scivo gioca di più, ma non ci interessa. Locatelli più uno. Kostic più uno. E in giugno più uno. Trista che può giocare di più. E contratto Rabiot normale. Bella più uno. Rabiot non cresce mai. È sempre così. Rovella più uno. Ma costa di prima. Metti 75. Wea 75 più uno. Chiesa più uno. Sul va bene. Milik arrabbia. Devo andarsene via. Kin. Ken più due. Vlaovic più uno. Caio Jorg. Va bene. Non sta andando male. Devo dire la verità. Pensavo di peggio. Ora, andiamo del 1 gennaio, vediamo chi può andarsene. Accordo dottoressa con Rugani, accettiamo. Così che ci devono Rugani e quant'altro. Marina ha aggiunto il massimo. Oh, ma che vuoi, ma lascialo fare, Pellegrini. Lucidità. Perché giocando poco mi cade più lucidità possibile. Qui ragazzi c'è una 350, 58 Romeo, non sanno mai Romeo devo dire, anche però ha un potenziale molto, basso, che è stato 89, diciamo noi la Juve, può livellare ma è un bel problema, qui cosa ci chiede? Visto che non voglio cambiare, sono dettagli, vai a gestire una squadra, che cosa vogliono questi? Milik proprio rosso. Perché Milik è rosso? Non so perché sia rosso, come se fosse stanchissimo, neanche ha giocato. Forse viene infortunio. Lugane se ne va, ciao Danile. Insegna gli angeli a avere... Adesso è un po' talismano da giocare, alla fine lui solo fa, è una buona riserva. Sta zitto nelle cava a fare il suo gioco, non fa cose eccezionali ma... Va bene, allora, ora però ci manca un giocatore. Ci manca un difensore centrale ovviamente perché Dani non può fare quel ruolo. E quindi il difensore centrale da comprare. Comprare. E anche un attaccante che Milik se vuole andare. Ma con l'aspetto che se vada lui. 2000 euro, arrivato, sì, è arrivato, bellissimo, super meraviglioso, biondissimo. Thomas Tiesson Christensen. Ed è il quarto difensore che ci serviva. Ora però ci serve anche un centrocampista, magari vediamo con... quel Cordova che è svincolato, lo datemo a CC. La seconda squadra è questa qui. Mick non so che è stanco, arrabbiato tutto. Eccolo qui, dov'è? Dov'è?
Ecco che Christensen, perfetto. Lui va in panca, è torinese, quindi alla fine non titolare nella squadra, ha fatto un po' l'esperienza, ha fatto 6 mesi, 4 milioni solo. E un CC ci vuole. Un CC e forse potrebbe essere quel Cordova lì. Il nostro giocatore che costa niente, così spende un po' di soldi. Sì, c'è poi Pazzi, c'è Ketelaere, no? Cordova che poi adattiamo. No, è andato all'Almeria, porca paletta. Non ci voleva questo, non ci voleva. Bene, ragazzi, ho fatto un po' di ricerca, svincolati, presi, insomma, vogliamo un po' trovare il giocatore per rimpolpare la nostra rosa. L'organo è venduto, hanno preso subito il giocatore danese, giovane. Questa partita la potremo simulare, vediamo un po' che succede. Hanno DA, dovrebbe essere forte, ma simulazione veloce. Se prendiamo questo direi che non funziona. Generazione d'oro. Assume un preparatore di livello esperto di ogni settore del club, ora ci pensa. 2-2 però. Ropetti, Rabiot, Diaz, Barrigore, Castagnos e Dia. Un 2-2 che ci sta un po' amaro, della verità. Allora, con Sassuolo, che hanno un 4-3-3, Lorientè, Berardi, Pinamonti. Calcio inissimo, andiamo veloce, vediamo un po' che succedono tutti. Perché la squadra 2? Ecco, abbiamo perduto con Sassuolo allora. 2-0 Milik e Chiesa. Ah, forse non gioca Vlahovic, per questo non gioca nell'ambito della Roma. Un attimo, allora la rosa che è un po' tutta sminghiata. Ok, qua c'è Vlahovic, perfetto. Chiesa, Costa, Rabiot, Barella, ok. No, nulla, nulla, ok, questo è quanto. Avanziamo ancora un po', c'è la collezione fuori casa. Ancora ci sono Conti. Matteo Josef, questo l'ho visto come possibile giocatore, ma niente di che. Nunes, questo è un buon giocatore, ma sarà costato tantissimo. Liam Shaw, sai che vuole lui, così dai, sai che va a casa. No, non voglio andare in Ghana. Vlahovic, questo è autorevole. Grande bastone, che sembra diventa giallo e poi diventa verde, cioè si è messo un po' buggato. Cioè, se ne vanno al Leeds, no. Ok, con il Lecce la squadra è in forma. C'è qui il nostro Kostic, visto nel scorso episodio. E il calcio inizio. Squadra titolare, sì. Simula veloce. 3, 2, 1. 3 a 1. Veloce Sciglio. Veloce sbaglia anche un rigore. Barella. Com'è? Ma lascialo lì bastoni. Che mi sembra bello la sua forza. Non l'uscita. L'uscita la fa in campo. Mi rotto come trattato, la vedo. Ma già devo andare, cosa vuoi? Ma se volevi andare, che vuoi? Dimmi, che di spazio! Cioè, ma chi se si è ceduto? Però vuoi giocare. Cioè, se vuoi andartene, non rompere le scatole. Coppa col Torino, ecco. Eccoci qua. Gatti già stanco anche del Sciglio. Mettiamo però Milik, se non ci rompe più le scale Milik, per favore. Cortiz al posto di Rabiot. Anzi, togliamo Dušan. Eccolo qui, Cortiso. Facciamo qualche altro CC. Anzi, andiamo a fare un po' di acquisti. Vediamo un po', ci serve un... Guardando che c'è bene anche in giugno, poi ci serve un altro centrocampista. Un difensore. Ok, quando lo pigliamo, 4.000 euro. Purtroppo sapete che siamo svincolati e ci serve un'ala. Magari mettiamo lui a destra, o a sinistra, o viceversa. Così abbiamo un'ala più forte. Posso dire in giugno che è buono, giovane, ma deve crescere, deve giocare. Però mi sembra una squadra buona anche in panchina, in caso di giocare con la coppa, non arrivare in finale. No, chi ci viene? Non è giusto che vengano a parlare con Corona, nessuno. No, te catito. No, 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 no. No, si chiami Jesus, ma no, 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 no. No, no, non la dici di Paulino, di Del Piero, no. Di Platini. No, no, no. Con tutto il rispetto ti voglio bene, ma no. Svincolati. Huerta, no. Un testa sinistra è Lang. Prendiamo questi due e anche un Buffal. No, vediamo prima su questi due, terzo sinistro e dici. Ok, 48.000 euro, 50, no, c'è cioè 2.000 euro.
Spalletti con 3 anni e abbiamo anche terzino sinistro, si skippa tutto, non mi interessa le solite scene, questo poco fa è per attiata là, con tutto rispetto, non voglio vedere ancora una volta. E il DC si vede anche un cicino in effetti, però che devo dire, raga, siamo cortissimi. Ok, 41.000 euro, quanto chiedono? Sono delle sporadici, ti chiedono tanti, perché è la Juve, si vende molto alto e quindi ti chiedono tanti soldi. Sì, sono scelte, non mi interessa. Ogni settimana la squadra e vediamo un po' se posso dire mi soddisfatto oppure no. Bene, questa squadra di riserve un CC servirebbe sempre, però penso ci accontiamo così. Rovella è un po' demotivato e anche poco lucido, ma Cottino da giocare le riserve. E anche se è stanco non mi interessa. Ma posso fare qualche cambio. Magari faccio dei cambi pre-partita così e poi simulo, perché sono troppo stanchi in effetti. E mettiamo qui il nostro caro Atia, che se la può fare, alla fine è Lang. Mi dica che è stanco, però lo vuoi giocare? Gioca e non rompere le scatole. Questa è la squadra, questa è un'azione, simulazione veloce. 3, 2, 1, si perde. Ho vinto 2-0. Chi UEA? E poi c'è, mi dica che vuoi giocare. Passiamo il turno, andiamo ai quarti. E finito il mercato, si va tutto d'un fiato, ragazzi. Con l'Empoli, ok, Simeone, poi andare a cancellare, la scuola c'è l'Empoli, c'è anche il nostro Ranocchia lì. Calcio d'inizio, simulazione veloce, 3-2-1, non voglio vedere, 1-0, risiccato, ma è sempre gol. Il Milano ha vinto col Bologna, e siamo lì ragazzi. Classifica, siamo a un punto, 5 sull'Inter, è ben 9 sul Napoli, molto bene. Non ci resta meno, questo ci interessano. C'è un DC, Brian, fa che sei un difensore, ti prova che sei un difensore, ti licenzo. Ferrara, fa che sei un attaccante. Tutti così. Inca giocatore. Secondi a seguire. Sì, ce l'abbiamo fatta. Punto obiettivo. Infortunato Corona 5 giorni, va bene. Io dovevo andare via, Kovacic, vattene via. Ovvio, più giocatori che hanno un potenziale molto alto. Guerra è un 48, Rizzo è un 61. Rizzo non è male, Rizzo. Piano di crescita di Rizzo. È più un'ala forse. Ma la finalizzazione non può crescere così. Attaccante mobile, moderno, veloce, 1,75 dai. Poi, che possiamo fare? Allora, tu di cima non sei certo, ti chiediamo. Mi servi solo come giocatore da pigliare. E Barrios, sì, lui si può cedere. Jovanovic si può tenere. Jovanovic, c'hai passaggio di velocità. Saresti anche un buon esterno. CC, no, è un esterno. Mancino, devo dire, però sai, una sinistra che può fare anche a destra, non sarebbe male. Poi Guerra, questo si può lavorare tanto su Alessio Guerra. Questa è una bella bestia, una stabilità molto agile, molto abile. Il tiro, questo tu sei una sinistra pure tu. Non so, 101%. Esposito. Piano di crescita, tu sai il nostro Gigi, chi lo sa, chi lo sa. Bene, va tuo obiettivo, quindi direi di passare direttamente al fine stagione. Ma perciò un giocatore può servire per mettere il morale. Chi sei? Scendi. Apprezzo il tuo impegno, sì, pure lui è felice. E andiamo a questo punto a fine stagione. C'è anche lo scontro con il Milan. Vediamo un po' che succede. Andiamo al 28. Vediamo un po' che succede. Ragazzi, allora, Roma e Lazio sono state le nostre bestie, la perse tutte, con Lazio fosse ancora per finire in coppa. Con me abbiamo pure perso, quindi penso che la lotta scudetto sia andata a farsi benedire. Divenza non tanto felice, vediamo un po' come la classifica
classifica. Siamo secondi a 9 punti dal Milan. Diciamo che come restare non è proprio il Milan così forte. Abbiamo scelto il contratto, ok, prima torneo 5 milioni, modifica il programma, scoppia scontata. Ah, quanti squalificati? Praticamente per Kostic, rifiuta, mentre dalla Lazio. Non tu ci devi pagare tanto, Lazio, quello che ci ha fatto fare. Sto facendo il possibile, te lo garantisco. Oh, come poco spazio, se sei titolare. Ma sei titolare. Cosa? Poco spazio, sei titolarissimo. Vabbè, non è un po' come è andata la stagione, va. Statistiche, allora. Bremer, Rabiot, Bastoni, Locatelli, Barella, Danilo, Chiesa, Szczęsny, Vlahović, Schürrle. Perché c'è così poco? Non lo capisco. L'Allegri che c'è lì è un po' stupito. Vediamo poi che ha fatto più gol. Più gol, Chiesa 18, 14 Barella, 13 Vlahović, c'è anche poco, 11 Rabiot, 8 Milik. Mentre come assist abbiamo 10 Rabiot, 9 Barella, che ma se ne così per Rabiot io piangerei quest'anno. Barella 9, Locatelli 7, c'è una cosa che ha fatto molto bello dire come assist e come gol. Bastoni 6 assist, Chiesa 3 assist e Vlahović mi ha un po' deluso. Vediamo anche un po' le crescite giocatori, scusate, gli overall. Allora, Szczęsny non male, Pinzone non male, Parini non male, cambia su più 1, Parini più 2, bene. Questi qua non male, Danilo non male, neanche c'è Cadrato. Bastoni più 2, Bremer più 2, Christensen niente di che. Gatti più 1, Gonzalez più 2, più 3, siccome poi tutti se ne hanno venduti. Più 2 Locatelli, Barancea più 3, Kostic più 1, più 2 Lin Junior, Rabiot normale, Ibella più 1, Cortizio 75, Ranocchia più 2, Caviglia più 2, Rovella più 2, vediamo poco, Binetti più 1, UEA più 2, come andremo così, più 2 Chiesa, più 3 Schürrle, Milik normale, Chine più 2, Veloci più 3. Abbiamo un attacco ragazzi spettacolare, cioè, abbiamo veloce 86, da 6 Chiesa, da 4 Kostic, una bella squadra devo dire. Com'è che se ne va dietro il Milan? Che squadra c'ha il Milan? Sono così idea che squadra c'ha il Milan sinceramente, perché non lo so, il Milan che giocatore che c'ha sono tutti giovani talenti di prospettiva che però hanno però l'iniziale basso sul gioco, quindi come sono arrivati così in alti, hanno overperformato, ma c'è più a te l'Inter che io sì, ho distrutto in parte però avere i soldi. Vediamo un po' il mio che squadra c'ha. Ah, ora c'è i ruoli. Cerca, allora. In attacco hanno Chukwueze 83, Leao 87, questa è una bestia. Togliere Leao mi sa pure un bel colpo. Pulisic 82, va bene, hanno, neanche non attaccante, hanno Leao, Chukwueze e Pulisic. Poi Benassero 85, lui tanto. Joe Elton ho preso 83. E Reines che non sapevo cosa è. Quindi difesa no, calda, è Hernandez 86 e va bene, proprio il problema è Hernandez al Milan. Pellegrini, Tomolo 86, ciao, non sappiamo quanto sia. Cioè, è una bella squadra che sì, però, capito, la nostra sembra più forte, sinceramente. E anche più completa, neanche l'Inter come sistemata, come tornata. Dove abbiamo tutto quel giocatore, allora, Martinez 88, Turam 81. A 976, Borja Iglesias 83, il Milan è l'Inter di una squadra d'attacco. Carlos Augusto non sa quanto sia. Aslani, Frattesi 83, Guerra non c'è, Mkhitaryan 81, Klaassen era scarso, mi ricordo. Sensi è tornato a 185. Il Milan, l'Inter è. Vediamo come difesa. Ah, eccoli qua. Di Marco 84, Dumfries 82, Pavard 84, De Vrij 82. Non ha fatto neanche cose che gli ho dato. Cioè, ha tantissimi soldi e non ha fatto niente. Adesso che mi è stato meglio. Ora capisco. Come obiettivi, vediamo un poco. Allora, questo abbiamo aggiunto. Questo abbiamo aggiunto. Manca quello che faremo magari il prossimo anno se ci siamo magari un altro anno. Finanze. Vabbè, temo. Qua c'è a fare in profitto. Qua, fate entrambi. E più d'altro non c'è. Quindi alla fine, so che cambiato abbiamo fallito. Che è la cosa importante per la Juve di quest'anno, va bene. Facciamo una cosa. Ci
ci fermiamo qui perché c'è un problema. La doveva vincere la Champions, ok. C'è un problema del fatto che dove vendere Kostic, vorrei, ci vorrà del tempo, credo, fare cose molto bene. E vediamo un po' il mio giocatore della stagione, vediamo un po' chi sono i miei giocatori. No, non volevo vedere qui. Presso l'Olimpic di 2 anni, no. Dov'è? La mia squadra ci sei ancora? Dovrebbe essere questa, sì. Vediamo un po'. Il mio trick di messa è Pioli addirittura. Io do la settimana. Magnan, Parisi. C'è Vlahovic. Mese di maggio, anche mese di maggio. Allora, niente. Allora, quante volte ho detto allora? Comunque, non ho fatto la prima stagione. Non è andata bene, ma neanche male, perché siamo dei secondi. A un Milan che ha Leao da 6, Tendenza da 6, e poi dobbiamo rubargli quei giocatori per coprire i ruoli che non ci interessano, ossia il tiro sinistro, che è la parte più debole della squadra, e l'ala sinistra, perché cosa ci devo andare? E avremo sì, non solo un terzino sinistro fortissimo, ma in più l'ala sinistra sarebbe fenomenale. Andiamo a prendere Kostic, ma ci vediamo molto più forte. La squadra 2 non è male. Sta crescendo anche questa, e quindi potrebbe anche andare bene così. Quindi spendere soldi solo per fare la squadra titolare e vedere prossimo cosa fare in campionato. Spero che la dirigenza non ci cacci via. Come obiettivo, abbiamo fallito quelle di campionato e quelle nazionali, ossia campionato di Coppa Italia. Però, questo abbiamo raggiunto, questo abbiamo fatto più le temi, ci manca più Tamas e Fermano e Brand, ci manca altro giocatore, e sarà Leao e Nansen, due colpi che saranno fortissimi. Noi guadagniamo, abbiamo un profitto di 95 milioni, se non ricordo male, che entrerà il prossimo anno, ora no, e quindi aspettare sarebbe ideale. Bene, finiamo qui l'episodio di oggi, il secondo sulla Juve, spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso vi lascio un like, commentate la vostra, in caso non avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, notifiche dei nuovi video che usciranno, seguitemi su vari social come Facebook, Instagram, TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro, godervi altri contenuti multimediali mi offerti, e inoltre vi ricordo sempre che se volete supportare il mio lavoro, oltre mi piace, commenti e condivisioni, di cui già vi sono molto grato, c'è la possibilità di abbonarsi tramite YouTube, ora apparirà il magico panel con tutti i vari tier e i suoi vantaggi, badge, emoji e quant'altro. Noi ci vediamo in un prossimo episodio, terzo su questa building, rebuilding della Juve, cercando di portare la Juve ai massi con Allegri che sbatte la testa, così dire nulla, e diventa più sensato, mettiamo così, dal prossimo Terry. Passo e chiudo.